Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video continuerò con quella serie che ho iniziato, ovvero pillole di impianti elettrici. In questo caso vi farò vedere davvero un video molto semplice che potrebbe sembrare apparentemente banale, ma comunque è una piccola manutenzione elettrica o comunque un qualcosa che si può fare tranquillamente con il fai da te. Quello che, di cui vi voglio parlare è come poter rendere una presa sezionabile. Che significa sezionabile? Cioè la possibilità di poter interrompere ovviamente manualmente l'alimentazione sulla presa. Questa modalità di configurazione si trova prevalentemente in quei casi in cui si devono gestire degli elettrodomestici. No, vi sarà capitato di trovare, soprattutto vicino a lavastoviglie, a lavatrici o comunque in elettrodomestici abbastanza corposi, che hanno un assorbimento abbastanza corposo, di trovare un interruttore o un qualcosa e quindi una presa sezionabile. Ovviamente come lo si fa? Lo si fa banalmente utilizzando un interruttore bipolare. Prima di entrare nei dettagli dei collegamenti c'è da fare una precisazione. Ovviamente esistono due tipologie di interruttori. Questo è un classico interruttore unipolare e questo è un classico interruttore bipolare. Allora, ovviamente a primo impatto lo si conosce subito un interruttore bipolare, in quanto sulla parte frontale è presente una serigrafia che dice 0 ed 1, cosa che non è presente ad esempio nel normale interruttore unipolare. Allora, l'interruttore unipolare, come ben saprete, viene utilizzato prevalentemente nei circuiti luce, quindi va a sezionare soltanto un polo. Cosa significa un polo? Significa che permette di avere soltanto il sezionamento della fase, quindi un ingresso e un'uscita. Come potete ben vedere è presente, ovviamente sono morsetti doppi, ma sono presenti soltanto due ingressi, uno denominato L e uno denominato ovviamente 1, scusate il gioco di parole. Quindi l'interruttore unipolare va a sezionare soltanto un polo. Questa tipologia di interruttore, ripeto, è utilizzata per alimentare dei punti luce, ma non va bene per sezionare ad esempio una presa. Questo perché? Perché semplicemente, banalmente, lui non seziona entrambi i conduttori, quindi non seziona, va a sezionare diciamo soltanto la fase e basta. Questa cosa per l'interruzione di una presa è un pochino pericolosa, quindi di solito vengono utilizzati i classici interruttori bipolari. Hanno diciamo la stessa portata, anche di 16 A comunque, però hanno una caratteristica, ovvero avere la possibilità di sezionare entrambi i poli, quindi sia la fase e sia il neutro, per avere una maggiore sicurezza, soprattutto in quei carichi in cui si ha la necessità, in quegli elettrodomestici che assorbono abbastanza corrente. Quindi per maggiore sicurezza si va ad interrompere totalmente il flusso di corrente, cosa che non sarebbe avvenuta in questo caso qua. Potrei anche inserire questo qua, però è un pochino pericoloso, perché comunque non vado ad interrompere totalmente il flusso di corrente, perché potrei anche sezionare banalmente soltanto la fase, ma non è molto sicuro. Quindi per effettuare un punto presa sezionabile adibito alla gestione di un elettrodomestico, in particolare, ripeto, elettrodomestici di una buona che hanno comunque un buon assorbimento di corrente, quale lavatrici, lavastoviglie, scaldine, cose varie, si usano gli interruttori bipolari, quindi vanno a sezionare sia la fase e sia il neutro per avere una maggiore sicurezza. Vediamolo ovviamente brevemente nei dettagli. Sono presenti quattro ingressi, ovviamente sempre doppi, denominati L1, L2, 1 e 2. Quindi questo poi nella parte frontale, scusate, nella parte frontale è presente la serigrafia 0 e 1. Sono, come vedete, hanno la stessa funzionalità dell'interruttore unipolare, però hanno la caratteristica di sezionare entrambi i poli. Quindi noi, in questo caso, per effettuare, rendere un punto presa sezionabile, va utilizzato l'interruttore bipolare. Cosa facciamo?
Ovviamente ipotizziamo di avere un supporto con un posto, con una postazione almeno libera, andiamo ad inserire il nostro interruttore, banalmente spingendo un pochino, come vedete abbiamo inserito il nostro interruttore unipolare. Quello che andremo a fare è quindi permettere il sezionamento manuale di quel determinato punto presa, quindi poter gestire o meno un carico, quindi alimentare o disalimentare quel carico manualmente. Come facciamo? Prima di tutto dotiamoci di una fonte di alimentazione. Allora, per effettuare la prova, quindi ci dotiamo tranquillamente di una normale lampadina, di un filo con una spina che andrà a dare alimentazione, e iniziamo subito i collegamenti. Cosa dobbiamo fare? Quindi abbiamo detto che dobbiamo andare a sezionare la nostra presa, quindi il nostro filo di alimentazione, che in questo caso potrebbe essere la nostra linea derivante da un interruttore dedicato oppure da una cassetta di derivazione, cioè ipotizziamo che questa linea in un primo momento stesse alimentando la mia presa, quindi io vado ad estrarre l'alimentazione della presa e portare fase e neutro all'interruttore. Quindi quello che io dovrò fare è identificare sul mio interruttore i due morsetti con la scritta L1 ed L2. In questo caso, in questo interruttore qui, i cavi L1 ed L2, cioè fase e neutro, sono praticamente nella parte inferiore. Quindi io andrò a collegare i cavi provenienti dalla mia linea, comunque i cavi che erano precedentemente collegati ad alimentare la mia presa, li stacco e li collego al mio interruttore. Quindi andrò a collegare fase e neutro su L1 ed L2. In questo caso non è indifferente, potete scegliere fase neutro o invertirli, non è un problema, perché come vi accennavo poco fa, essendo un bipolare, lui andrà a sezionare entrambi i poli, quindi andrà a staccare fisicamente i poli sia fase sia neutro, quindi non saranno presenti poi successivamente sulla presa. Ovviamente il filo di terra in questo caso non lo collegherò, e ovviamente è presente anche il filo di terra sulla presa, quello non dovete scollegarlo. Successivamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dotarci di alcuni cavetti per effettuare dei ponti. Quindi iniziamo con neutro, quindi ci dotiamo di due cavetti fase e neutro, stessa colorazione, questa possiamo ovviamente rispettarla, e andiamo a collegarla rispettivamente sul morsetto superiore. Quindi andremo a collegare il neutro con il neutro, quindi in questo caso andrò a collegare con un ponte in questo caso il neutro, e successivamente con un altro ponte collegherò sul morsetto 1 la fase. Quindi io mi sono praticamente con questi due cavetti qua mi riporto l'alimentazione sulla presa. Adesso potrò collegare indifferentemente sulla presa i due fili, è indifferente in questo caso. Quindi ad esempio state ben attenti ovviamente di non collegare fase neutro nel morsetto dedicato alla terra. Ovviamente io in questo caso non lo sto collegando, però badate bene di non inserirlo in quel morsetto lì. In questo caso il morsetto di terra è questo qua, quindi andrò a collegare i miei due ponti all'estremità della mia presa. Quindi a questo punto andrò a serrare i due cavetti ad ognuna delle due estremità, ecco qui, serrò anche la fase e siamo pronti poi per alimentare. Quindi riepiloghiamo, quello che dobbiamo fare è sezionare la nostra presa, quindi l'alimentazione precedentemente presente sulla presa va distaccata e riportata, ad esempio ipotizzate fosse questo cavetto bianco.
Quindi questo cavetto bianco era presente sulla presa, lo vado a distaccare e praticamente porto i due fili fase neutro rispettivamente sui morsetti L1 ed L2. Posso fare, posso anche invertirli, non è importante. A questo punto, con due ponti, vado a collegare nei morsetti superiori rispettivamente la fase e il neutro. Comunque, tranquilli che metterò a monitor poi lo schema, il banale, il semplice schema di collegamento. E mi riporto all'uscita i miei due ponti che vanno ad alimentare fase e neutro. Ovviamente io in questo caso qui non collego la terra, ma andrebbe collegata. Ricordatevi sempre che è molto importante. Ora, a questo punto siamo pronti per dare alimentazione e poter testare la nostra presa. Quindi a questo punto vado ad inserire il mio carico, preparo il mio solito carico con una presa, quindi andremo a testare il funzionamento di questo punto presa sezionabile manualmente. Dopo esserci dotati di una lampadina di provo, comunque un carico, possiamo dare alimentazione. Mi raccomando, in questo caso, se non sapete mettere le mani, come dico sempre, con la corrente non si scherza. Questi sono video illustrativi, se vi sentite di mettere le mani, ok, se no altrimenti lasciate stare, perché con la corrente non si scherza. Ovviamente sono dei semplici video, sono piccole manutenzioni elettriche che voglio farvi vedere anche solo per capire il semplice funzionamento, anche se poi non andate fisicamente a fare questo collegamento. Però nel momento in cui volete effettuare questi collegamenti, vi raccomando, se vi sentite in grado di farlo, lo fate, altrimenti lasciate perdere. A questo punto vado ad inserire la mia presa, quindi in questo caso darò alimentazione al mio punto presa. Ho inserito l'alimentazione, come potete vedere. Basta andare con il classico cerca fase, in questo caso vedere che ad esempio attualmente è attivata. Vedere con il cerca fase se c'è la fase, eccola qui. Allora, cosa dobbiamo fare? Adesso è selezionato su 1, mettiamo a 0. Colleghiamo il nostro carico, qui state sempre attenti con le mani perché c'è la 230 volt, vi raccomando, se avete intenzione di fare queste prove state attenti. A questo punto avrò questa situazione qua, il selettore, cioè l'interruttore bipolare attualmente è collegato su 0, se io ad esempio volesse adesso accendere la mia lavatrice o comunque dare alimentazione al mio carico, vado tranquillamente e imposto il mio interruttore bipolare su 1. Come vedete, ho reso una presa sempre alimentata sezionabile con un semplice interruttore. Quindi io ad esempio qui potrei collegare un elettrodomestico e nel caso in cui non volessi utilizzarlo oppure momentaneamente volessi sezionarlo, ho reso il punto presa sezionabile. Molto semplicemente. Ovviamente questi qua non fanno da protezione, fanno solo da sezionatori. Potete ben vedere ad esempio che mettendo a 0 qui è presente la mia fase, non so se lo vedete, non so se vedete il cacciavite accendersi. Comunque quando io andrò in questo caso è messo a 0, quindi la mia fase non è presente sugli altri morsetti. Se io vado, come vedete, ad accendere, vado ad effettuare la prova con il cerca fase, vabbè, non lo vedete, ma si sta accendendo. Un video molto semplice, molto banale, però è una piccola manutenzione che tranquillamente potete fare con il fai da te. Ripeto, queste piccole manutenzioni sono fatte nel caso in cui avete un impianto che non è ovviamente certificato, perché quando si fanno delle variazioni, io ad esempio vi sto facendo vedere man mano che faccio questi video piccole manutenzioni, però bisogna capire che nel momento in cui avete un impianto certificato, fare una variazione
Vabbè, cambiare una presa, mettere un interruttore non influisce tanto sulla certificazione, però ad esempio già cambiare degli interruttori all'interno di un quadro elettrico porta ad avere, nel caso in cui è un impianto certificato, a non rispettare più la certificazione, quindi andrebbe ricertificato. Ovviamente questi sono vi video fai da te, anche solo a titolo informativo e divulgativo. Che dire, se avete delle domande fatele tranquillamente che vi risponderò nei commenti appena posso. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se vi va di tenervi aggiornati su quello che faccio iscrivetevi al canale. Alla prossima, grazie.